gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del diario di bordo del capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. Bentornati in questo nuovo episodio e inizio subito l'episodio con delle scuse. Vi avevo detto nelle scorse live che il prossimo episodio della mia rubrica sarebbe stato un episodio incentrato sul vecchio mondo, quindi avrei dovuto parlare dei mastini della guerra. Tuttavia, la quantità di informazioni da riassumere e eventi, ahimè, della vita reale, della vita al di fuori del canale, mi hanno impedito di completare il ciclo di studi e di sunti sui mastini della guerra. Perciò ho dovuto riprendere appunti di vecchi argomenti di cui non vi avevo ancora parlato, e quindi quest'oggi rimarremo ancora nei reami mortali. Quest'oggi, dopo aver parlato dei Gloomspite Geats, parleremo di un mio nuovo amore, diciamo così, un'armata che ho iniziato da pochissimo e che sto già modificando. Parleremo degli Ossiarch Bone Reapers, la risposta di Nagash agli Stormcast Eternals di Sigmar. Perché dico questo? Perché se volessimo effettivamente riassumere quello che sono gli Ossiarch per Nagash, sono esattamente quello che sono gli Stormcast per Sigmar. Sono la sua armata prediletta, un'armata di costrutti che possono essere riparati e resuscitati, non che sia una cosa che non si possa fare con le altre armate della Grand Alliance Death, ma sono l'armata di punta, la punta di lancia delle enormi coorti, degli enormi eserciti al soldo, o meglio al comando, del Gran Necromante. E sì, perché dobbiamo considerare anche questo fatto, se vogliamo fare una contrapposizione tra Ossiarch e Stormcast. Ma è nato prima lo Stormcast o l'Ossiarch? Normalmente a noi verrebbe da dire, anche seguendo l'uscita cronologica delle pubblicazioni GV, che gli Ossiarch siano forse stati creati da Nagash come risposta agli Stormcast. Sono arrivati più in là rispetto alla prima edizione, sono un esercito estremamente nuovo, inventato, creato, messo in vendita, messo sul campo di battaglia nella seconda edizione, dopo la campagna nota come Forbidden Power. In realtà, se noi andiamo ad analizzare l'ambientazione e la storia dietro gli Ossiarch Bone Reapers, scopriamo che sono un progetto estremamente antico, ma ci arriveremo tra pochissimo. Un piccolo sunto di quello che sarà l'argomento quindi di questo video: parleremo degli Ossiarch, delle loro origini, della loro società, delle loro varie tipologie, differenze di armate di Ossiarch, di legioni di Ossiarch, e quindi parleremo anche del loro capo assoluto, che è Katakross. Ritorniamo quindi al principio.
quando nascono gli Ossiarch? Gli Ossiarch Bone Reapers in realtà sono un progetto che Nagash aveva già in mente sin dall'età del mito, cioè l'età mitologica delle origini dei reami mortali, in cui, esclusi gli dei del caos, tutti gli dei del bene e anche Nagash e Gorkamork avevano formato una sorta di alleanza per costruire il vecchio mondo, per ricostruire la società, scusate, non il vecchio mondo, ma per ricostruire e ripopolare i reami mortali. E sì, quindi Nagash, mentre faceva, diciamo così, buon viso a cattivo gioco, aiutando Sigmar nella ricostruzione, nella creazione delle nuove società, delle nuove razze dei reami mortali, e occupandosi dei vari al di là del regno di Shaish, in realtà aveva già in mente la creazione degli Ossiarch Bone Reapers, tant'è che una delle legioni di Ossiarch Bone Reapers, quella affidata al comando quella che poi in futuro, diciamo nei giorni nostri, verrà affidata al comando del Mortark of Sacrament, Arcan il Nero, la Null Myriad. In realtà la Null Myriad è costituita dai primi proto-Ossiarch, che nascono quindi durante l'età del mito. C'è da fare un piccolo appunto: noi dobbiamo sempre ricordarci che, come Sigmar è in maniera totalmente differente rispetto ai suoi mortarchi, che non sono altro che una versione riplasmata dei reami mortali di quello che Arcan, Neferata e Manfred erano in realtà nel vecchio mondo, Nagash è rimasto lo stesso. Ricordiamoci sempre che Nagash, insieme agli dei del caos, è l'essere più antico, e tra gli esseri più antichi, e Lord Croc anche, del vecchio dell'universo di Warhammer Fantasy e di Warhammer Age of Sigmar, nato a Nekara, creato, insomma, sappiamo tutti la storia di Nagash. Nasce come secondogenito di un faraone di Khemri, uccide il fratello, prende il posto del fratello come faraone di Khemri, si appassiona all'arte necromantica, o meglio, crea l'arte necromantica studiando la magia oscura degli elfi oscuri e tutte le conoscenze che iniziamo ad avere, e diventa il primo gran necromante, il primo necromante in assoluto, il signore dei non morti, il padre della necromanzia. Poi creerà l'elisir che Neferata berrà, facendo quindi nascere i vampiri. Ci sono le guerre di Khemri, viene ucciso, risorge, viene picchiato da Sigmar, e tutte queste cose qua non lo sappiamo. Quindi, perché vi faccio questo piccolo riassunto? Perché ricordiamoci sempre che i re dei sepolcri avevano già in vita l'abitudine di creare costrutti, statue, ed erano già degli esperti nel mantenimento di queste creature statuarie, e anche erano capaci di dargli vita. È proprio da questa conoscenza khemrita che Nagash probabilmente prende spunto per creare i suoi Ossiarch Bone Reapers. Il progetto iniziale inizia con un conclave di necromanti che Nagash segretamente uccide, ne conserva le anime e poi ne costruisce da solo dei corpi vessilli, insomma dei corpi costrutti in cui mette le anime e crea, diciamo, quelli che sono i primi Mortisan, cioè i primi sacerdoti della casa dei Bone Reapers. In questo momento queste creature non si chiamano Ossiarch Bone Reapers, attenzione. Il compito di questi necromanti redivivi costrutti, chiamiamoli quindi dei Lich sostanzialmente, è quello di portare avanti l'esercito, portare avanti il piano di Nagash. Innanzitutto Nagash, mentre aiuta a costruire le città di Sigmar, di nascosto dagli occhi di Sigmar e dell'alleato, inizia a costruire delle catacombe sotto molte delle città, soprattutto quelle erette nel mondo di Shaish, che gli viene affidato da Sigmar con piena fiducia. L'idea della creazione di queste
catacombe e quelle di iniziare quindi a creare le creature che poi verranno chiamate come Ossiarch Bone Reapers e conservarle. Letteralmente sono dei giganteschi magazzini dove le eserciti, le legioni degli Ossiarch Bone Reapers vengono conservate, al fino a che, secondo Naga, ci arriverà il momento in cui non solo ne avrà prodotti in gran quantità, ma soprattutto arriverà il momento per compiere il suo piano, cioè quello della costruzione definitiva, che è la fissazione che Naga ha da quando è diventato il gran necromante, cioè costruire un intero universo popolato solo da morti. La storia va avanti, le cripte vengono dimenticate, durante la battaglia dei cieli ardenti Sigmar perde il martello, c'è l'età del caos e insomma sappiamo bene come finisce. In mezzo, prima di arrivare al momento in cui le legioni degli Ossiarch Bone Reapers usciranno dalle catacombe, inizieranno ad invadere i reami mortali, abbiamo un passaggio importante nel mezzo. Pur fidandosi di Arkhan, Nagash non aveva intenzione di far guidare le armate di Ossiarch Bone Reapers a nessuno dei suoi tre mortarchi originali. Nagash non aveva ancora creato le Diolinder, quindi i mortarchi presenti erano rimasti Manfred, Neferata e Arkhan. Si poteva affidare ciecamente di Arkhan, ma Arkhan aveva, diciamo, uno spirito un po' troppo critico, mentre di Manfred e Neferata non poteva assolutamente fidarsi perché avevano i loro piani. Lui gli lascia credere sempre a Neferata e a Manfred che loro stessi abbiano controllo delle loro ambizioni. Comunque non poteva fidarsi di queste persone. Sempre quindi nell'età del mito facciamo conoscenza di colui che verrà poi noto come Mortarca della Necropolis, lo stratega originario della terra di Fleish, della città di Fleish, noto come Orphion Katakross. Orphion Katakross nasce come un essere umano un po' particolare, estremamente interessato all'aspetto militare anche della sua città originaria, ma è molto disinteressato rispetto a quelle che sono le normali attività umane. Lui aveva un, come dire, consideriamolo uno stacanovista, perché in qualsiasi cosa facesse si metteva tutto se stesso, lasciava perdere qualsiasi altra cosa che non fosse il lavoro, che non fosse l'addestramento marziale, per concentrarsi sui risultati. Questo ovviamente lo rendeva agli occhi del popolo, agli occhi delle altre persone che non erano stacanovisti come lui, una persona esagerata e non piacevole da avere intorno. Proprio questa sua eccessivo zelo nello studiare e nel lavorare lo porta in breve tempo a raggiungere sostanzialmente il rango più alto delle forze che difendevano questa città-stato nota appunto come Fleish. Quando non si addestrava, quando non era intento in duelli o nello studio delle tattiche da guerra, Katakross era avido di conoscenza e studiava la geografia dei reami mortali, la geografia del regno di Shaish, per meglio preparare dei piani, diciamo così, per l'espansione della sua città-stato. Tuttavia le ambizioni del vivo Katakross vengono fermate durante una battaglia contro una gigantesca orda di uomini bestie della Whole Herd. Sostanzialmente Katakross, che scendeva in battaglia sul suo carro da guerra, se questo non vi ricorda qualcuno non so cosa farci, muore un po' come Tutankhamon, muore sostanzialmente cadendo
dal carro, o meglio, il carro viene distrutto da una Gorgon che lui riesce comunque a uccidere, ma negli spasmi mortuari la creatura talmente arrabbiata, talmente feroce che continua a muoversi anche dopo la morte e stritola Katakross uccidendolo. Morto, Katakross quindi si risveglia nell'oltretomba, uno dei due oltretomba della società, della tradizione del regno di Fleisch. Il regno di Fleisch, la tradizione del regno di Fleisch, aveva due oltretomba ben distinte: l'oltretomba di Ossia e l'oltretomba di Necros. Nell'oltretomba di Ossia finivano gli animi, le anime di tutti quegli abitanti del suddetto regno che amavano lavorare in vita e che quindi si risvegliavano in un oltretomba in cui venivano gratificati con del lavoro stimolante da fare. Invece gli abitanti dell'oltretomba di Necros erano sostanzialmente quelli che speravano, sognavano, credevano in un'oltretomba in cui non avrebbero dovuto fare più nulla, perché tanto siamo morti, una volta morti io mi voglio riposare. Mi piace più Necros che Ossia. Comunque, ovviamente, Katakross, essendo staccanovista, si trova benissimo nell'oltretomba di Ossia, e anche qui, esattamente come fece in vita, scala il rango degli eserciti di Ossia, iniziando quindi poi a guidare l'espansione di questo regno dei morti. Una piccola precisazione: Shaish sostanzialmente funziona, è un regno in cui vivi e morti possono vivere assieme, quindi in Shaish si prendono forma fisica tutti gli oltretomba immaginati dalle varie religioni dei reami mortali. Quando Sigmar iniziò a colonizzare il regno di Shaish, anche con l'aiuto di Nagash, oltre agli oltretomba iniziarono a nascere dei regni di persone vive. Quindi dei regni di esseri viventi spesso si trovavano a fianco di sostanzialmente di oltretomba di varie civiltà. Quindi non è, può sembrare strano parlare di espansione di imperi di oltretomba, ma funzionava così sostanzialmente. Katakross e anche altri, diciamo White King o altri personaggi che continuavano a combattere contro la morte, continuavano a espandere, solo che invece di limitarsi alla conquista dei regni dei vivi, iniziavano a conquistare gli oltretomba delle altre culture, oltre che a qualche occasionale regno dei vivi che non si sa mai. Katakross combatte spesso e volentieri con le armate di barbari Dark Oath che si espandono a Shaish, combatte contro orc, insomma combatte contro vivi e spettri. A un certo punto, mentre lui è impegnato lontano da Ossia in una campagna per la conquista della distesa Equis, ricordatevi di questo regno perché poi tornerà quando parleremo di una delle legioni di Ossia. Sostanzialmente, mentre lui cerca di conquistare queste distese di Equis, Ossia viene attaccata da un esercito combinato di più oltretombe e nazioni vive e cade. Verrà riconquistata da Katakross stesso quando egli tornerà con le sue navi, trovando tutti i membri più alti della società di Ossia che guidavano l'esercito morti, eccetto uno. Katakross riconquista Ossia, bandisce l'ultimo generale dandogli la colpa di non essere stato in grado di difendere Ossia e assume il controllo completo del regno di Ossia. Successivamente annetterà anche l'oltretomba di Necros, perché essendo un'oltretomba fatta di sfaticati, per come la pensa Katakross, non è in grado di difendersi da altre invasioni. Tutto questo continua fino a che ovviamente non arriva Nagash che aveva l'obiettivo di soggiogare alla sua venerazione, al suo potere, tutti gli oltretomba. Arriva anch'esso ad Ossia
e dà battaglia agli eserciti di Ossia. Dopo un assedio durato un mese, Katakros stesso, che ormai è diventato uno stratega eccezionale, capisce che non può vincere contro Nagash, perché sarebbe come combattere contro la morte stessa. Quindi decide di alzare bandiera bianca e di andare a parlare con il gran necromante. Il gran necromante gli dà udienza e Katakros gli fa un'offerta: smetterà di resistere all'invasione di Nagash e invece di combattere per la difesa di Ossia diventerà il suo campione. Katakros dice: io sono il miglior guerriero dei Shaish, metto le mie abilità al tuo servizio e ti aiuterò a conquistare l'intero Shaish e poi i reami mortali. Nagash prende una settimana di tempo per riflettere sulla decisione, ma soprattutto studiare tutti i trattati di guerra e affini scritti dallo stesso Katakros, che erano presenti all'interno della libreria di Ossia, e dopo una settimana decide di accettare l'offerta di Katakros. Katakros, l'anima di Katakros, da semplice non morto, viene inserita in un costrutto, in un corpo statuario creato apposta da una grande necromante per lui, e così assistiamo alla nascita di Orfeon Katakros, il mortarca della necropoli. Nagash apprezza tantissimo Katakros fin dal principio, perché essendo, diciamo così, staccanovista, essendo concentrato solo e esclusivamente sulla conquista e sulle abilità marziali, non gliene frega niente di provare a detronizzare Nagash. Katakros vuole seguire gli ordini di Nagash, e così rimane sempre, e portare avanti il progetto della necrotopia di Nagash. Lui vuole essere il suo generale, vuole essere un comandante di armate, non gli frega niente di altro. Passiamo quindi avanti. Il Katakros si scontrerà più avanti con un Sigmar arrabbiato con Nagash, e lì sarà la prima volta che Katakros verrà distrutto. Nemmeno però Galmaraz può porre fine allo spirito del Mortarca, e Sigmar decide di prendere lo spirito e di rinchiuderlo all'interno di una cripta della tempesta, sigillandola con tutti i marchingeni che in realtà aveva, sappiamo che Sigmar aveva preso in prestito da Teclis, ma li aveva trasformati grazie a Grugni in strumenti per nascondere queste cripte. Passiamo millenni e millenni più avanti, arriviamo all'evento noto come Guerra delle Anime, in cui dopo il necrosisma, sappiamo quello che succede con il necrosisma, vengono fuori le energie delle morti, delle energie del vento della morte, le energie di Shaish, inizia a vagare senza sosta per i reami mortali, nascono i Night Haunt, e Nagash decide che è arrivato il momento di risvegliare, finalmente di tirare fuori le sue legioni di Ossiark, perché è il momento giusto per tentare di conquistare i reami mortali. Abbiamo però il problema: nonostante avesse scelto Katakros come campione delle legioni Ossiark, non è a disposizione, perché è rinchiuso nel luogo dove sostanzialmente l'ha rinchiuso Sigmar. Quindi avviene la battaglia sulle sponde del lago Letis, dove c'è la cripta della tempesta in cui è rinchiusa l'anima di Katakros. C'è questo scontro tra Anvils of the Heldenhammer e i Night Haunt, guidati niente proprio di meno che dalla Mortarca del Dolore, Lady Olinder. Lady Olinder ha la meglio sul Celestan Prime, indossante i colori degli Anvils of the Heldenhammer. Apre le porte della cripta della tempesta e libera lo spirito di Katakros. Katakros si lascia, anche se spirito, si lascia una scia di morte dal lago Letis fino a Nagashizar, arriva dal suo sommo signore, il suo sommo signore lo accoglie con un corpo nuovo
nuovo, molto più grosso, molto più potente, e in quel momento lì Katakross, Lord Ark delle Necropoli, ha di nuovo vita, solo che invece di guidare le legioni di spettri di Ossia decide, sostanzialmente su ordine di Nagash, diventa il condottiero, il sovrano delle legioni di Ossiark Bone Reapers. Giungiamo quindi alle nostre armate. Gli Ossiark iniziano a espandersi, ad apparire e a uscire dalle cripte seminate lungo Shaish e anche nelle altre reami mortali, e abbiamo quindi a che fare con una nuova armata del Regno della Morte, che è completamente differente dagli altri eserciti che abbiamo già visto, che siano i Soul Blight, che siano i Flesh Eater, che siano i Night Haunt. Innanzitutto, a livello di stile, mi avete sentito spesso parlare del fatto che gli Ossiark siano molto ispirati all'est, al Giappone, anche per quanto riguarda la fattezza degli elmi e via dicendo. Di recente ho avuto la possibilità di recuperare un'intervista di Phil Kelly sul podcast Stormcast, in cui parla appunto di quello che c'è dietro la creazione degli Ossiark Bone Reapers, e giustamente parla del fatto che GW non si sia concentrata su un'unica ispirazione, come ad esempio fece per i Tomb Kings. I Tomb Kings sono i re dei sepolcri, erano ispirati all'antico Egitto. Invece gli Ossiark sono ispirati, sono una combinazione riuscita al 100% di tutti gli imperi dell'antichità, quindi abbiamo greci, abbiamo egiziani, abbiamo indiani, abbiamo persiani, abbiamo cinesi, abbiamo giapponesi, abbiamo una commistione di culture e stili che poi GW ha utilizzato, ha fuso assieme, basandosi comunque su quello che era il concetto di armata dei re dei sepolcri, e crea questa armata nuova che sono gli Ossiark Bone Reapers. Ma come si crea un Ossiark Bone Reaper? Di che cosa è fatto? Viene resuscitato? No, sostanzialmente gli Ossiark Bone Reapers sono un'armata di costrutti, come lo erano gli Ushabti dei re dei sepolcri. Sono dei costrutti fatti di ossa che viene plasmata dai necromanti Ossiark della casta dei preti Mortisan. Vengono plasmati, le ossa vengono rese più dure, più malleabili, più resistenti, e quindi abbiamo la costruzione di questi esseri. E entrambi, tutti gli Ossiark, dal reietto della società Ossiark, ci sono anche reietti, ci arriveremo, fino alla morte, fino a Katakross, ogni Ossiark è mosso da un conglomerato più o meno raffinato di anime contenute all'interno di una pietra incastonata nel corpo dell'Ossiark. Abbiamo quindi a che fare con dei non morti senzienti. Anche il soldato più semplice ha la capacità di ragionare, di parlare, di interagire con altri Ossiark, con altri non morti, con altre razze. Nagash però, nella creazione degli Ossiark, soprattutto dei soldati semplici, segue un concetto ben preciso. Fa ogni Ossiark, basilare, ogni Mortek Guard è fatto, il suo spirito è fatto da un agglomerato di 4-5 anime di guerrieri, da cui vengono estrapolate solo le nozioni di intelligenza e di tattica militare, e vengono eliminate da queste anime tutto quello che riguarda i sentimenti benevoli, che siano compassione, empatia, affetto. Tutte queste cose vengono filtrate, scartate, in modo da creare una macchina da guerra perfetta, un non morto pensante, che ha una propria volontà, che può intraprendere delle azioni anche di propria iniziativa, ma che non ha il difetto di provare dei sentimenti. Ogni Mortek Guard è sostanzialmente un freddo calcolatore, intelligente,
estremamente addestrato, perché la parte dell'addestramento, la parte diciamo di intelligenza dell'addestramento viene presa dalle anime che formano l'essenza di ogni Ossiarch, ma non ha nessun problema per quanto riguarda la gestione di sentimenti di pietà o cose. Sono esattamente delle macchine da guerra, e questo vale per tutti i membri della società Ossiarch. Qui si parla, ragazzi, di una società vera e propria, perché essendo ogni singolo Ossiarch un essere pensante, quindi a livello di un essere umano, anche la società di Ossiarch, degli Ossiarch, si espande come una società umana, una parodia macabra della società umana. Abbiamo le grandi città, le grandi necropoli degli Ossiarch, che sono sostanzialmente delle città tomba, un po' come quelle dei Re dei Sepolcri, dove c'è, perdonatemi il termine, vita. Cioè gli Ossiarch si ogni giorno si sostanzialmente si spendono in attività, le Mortarch si addestrano, i Necropolis Stalkers pattugliano i confini delle città, i Mortisan, i Lich Cavalos, la parte della casta più alta degli Ossiarch studiano, ci sono enormi biblioteche in cui i Mortisan accumulano conoscenze, libri, trattati, mappe su tutti quelli che sono le altre razze dei reami mortali e la geografia dei reami mortali. Lich Cavalos studiano costantemente tattica, non si fermano mai, perché la loro cosa principale, il loro obiettivo principale, come ho già detto, è quello di portare la necrotopia di Nagash, cioè il mondo in cui non ci sono più esseri viventi, ma tutto viene controllato dal gran necromante. Siccome sono fatti di ossa, gli Ossiarch hanno questa pratica particolare, che è estremamente importante per la sopravvivenza delle legioni, che è nota come decima d'ossa. Allora, la necrotopia di Nagash impone che, insomma, tutti i regni siano sostanzialmente coperti da necropoli e siano controllati dai non morti. Per questo gli Ossiarch guidano delle grandi spedizioni, delle guerre di espansione per conquistare quanti più territori possibili. Nel conquistare i territori, essendo comunque estremamente pazienti ed estremamente lungimiranti come Nagash, loro hanno bisogno comunque di ossa per costruire nuove legioni, per costruire nuove necropoli. Tutto ciò che fa parte della società di Ossiarch, dagli Ossiarch stessi fino agli edifici, fino alle sculture, sono fatti di ossa. Gli Ossiarch hanno quindi un'estrema necessità di ossa, ed è qui che entra in gioco la cosiddetta decima d'ossa. Un'armata di Ossiarch Bone Reapers in espansione arriverà in un regno vicino, manderà dei messaggeri con questa richiesta: noi siamo le legioni degli Ossiarch, vi diamo questo ultimatum, dateci questo tot quantitativo di ossa e noi per 6 mesi vi lasceremo, 6 mesi, un anno, insomma dipende dalle circostanze, vi lasceremo stare e torneremo poi a chiedervi delle altre ossa. In realtà i regni umani, insomma, questa cosa la vedono anche come quasi una benevolenza, quindi iniziano poi a prendere le ossa dai cimiteri, iniziano a prendere le ossa dei morti, iniziano a pagare la decima, e finché pagano la decima non ci sono problemi. Gli Ossiarch non hanno bisogno di spargere sangue non necessario, né di uccidere, trucidare fin dall'inizio gli abitanti dei regni a cui si rivolgono, perché a lungo andare sostanzialmente sono una fonte quasi inesauribile di ossa. Il problema per le società, per quei regni che si trovano a dover pagare la decima d'ossa, è che dopo diversi anni le ossa iniziano a scarseggiare, gli insediamenti più piccoli iniziano a staccarsi, ogni abitante inizia a staccarsi un dito della mano per dare le ossa, oppure si fa sostanzialmente danno in offerta agli Ossiarch più anziani o i malati, oppure si fa un'estrazione. Ci sono alcuni villaggi, questa è una cosa estremamente macabra, ma
vi fa capire come sia ben strutturata, insomma, anche queste notizie che abbiamo di civiltà all'interno dei reami mortali. Alcuni regni più piccoli fanno una sorta di festa dei folli. Una volta l'anno vengono scelti 2, 3, 4, 5 persone, diciamo così, ad estrazione. Queste 5 persone avranno una settimana di lussi più sfrenati e poi verranno uccisi, scugliati, privati della carne, in modo che le loro ossa possano pagare la decima richiesta dagli ossi Archbone Reapers. Quando un regno si rifiuta di pagare la decima o non ha più possibilità di pagare la decima, è lì che gli Ossiarch decidono che quel campo, quella coltura non produce più frutti, quindi è arrivato il momento di mietere definitivamente, di bruciare il terreno. Le ossa dei regni distrutti così vengono, diciamo, utilizzati per pagare la decima d'ossa per l'ultima volta, e gli Ossiarch prendono e si spostano verso il regno successivo. È una cosa estremamente inquietante. Voi dovete capire che gli Ossiarch hanno la stessa psicologia di Nagash, non hanno nessuna fretta e in realtà lasciano anche stare i regni finché si possono permettere di pagare la decima d'ossa, fatta eccezione degli stalli Arklors, ma va bene. Come vi dicevo, la società degli Ossiarch è abbastanza complessa, perché parliamo di esseri senzienti, di essere intelligenti, ed è divisa in caste. La casta principale è rappresentata, la casta più alta è rappresentata dai Mortarks, che in questo momento c'è un solo membro di questa casta, che è Katakross. Arkhan, essendo il Mortark del sacramento, comunque non rientra all'interno di questa casta, perché essendo uno dei tre Mortarchi originali, diciamo, è un po' al di fuori, è un po' super partes nella società Ossiarch. Dopo c'è la casta degli Emissarian, dove ci sono i preti del culto Mortisan. Più alto sono quelli che si occupano di officiare il culto di Nagash, di sostanzialmente fare supervisionare il culto di Nagash all'interno della società Ossiarch e di comandare anche i Mortisan di rango inferiore. Dopo abbiamo la casta Panoptic e la casta Priad, che è fatta, la casta Panoptic, dagli Morgast Arkai, dai Lich Cavalos, cioè dei comandanti della legione Ossiarch. Invece la casta Priad, leggo sul libro perché non posso ricordarmele tutte, la casta Priad è formata dai reggimenti d'elite, quindi abbiamo le Mortis Guard, i Necropolis Stalkers, i Cavalos Death Rider e i Mortic Crawler. Ci sono poi i Mortisan, che comunque fanno parte della casta Ossifact, che si frappone tra la casta degli Emissarian e la casta dei Panoptic, che sono i cosiddetti Mortisan, i Soul Reaper e i Soul Mason. I Soul Reaper sono quei sacerdoti combattenti che si occupano di mietere le anime durante la battaglia, e i Soul Mason invece sono quelli che si occupano della raffinare le anime in modo da eliminare le parti superflue e tenere solo il fulcro necessario per la creazione di un Ossiarch. Di sotto, insomma, la casta principale di cui fanno parte gli Hecatos e le Morte, che sono i campioni delle corti Ossiarch, e le Morte Guard è la cosiddetta casta Thorak. Al di sotto della casta Thorak c'è la casta Mornial, che è fatta dai servitori, e come società evoluta anche la società Ossiarch ha una casta sostanzialmente di reietti, che sono i Parra. Allora, è una società a caste bloccate, non si può salire di casta, ok? Si può scendere. Un Lich Cavalos che fallisce una missione, che disobbedisce un ordine, può essere distrutto e ricostruito magari come un semplice Cavalos Death Riders, può essere ricostruito, la sua anima può essere inserita in un destriero dei Cavalos Death Riders, oppure i reietti della società vengono distrutti e riplasmati alla
meno peggio nella casta dei Parra. Sono i reietti della casta degli Ossi, della società Ossiark, che vengono sostanzialmente esclusi ed evitati da tutti. L'esercito degli Ossiark è formato, come vi avevo già detto, dai Mortisan, Soul Masoni, Soul Reaper, e anche dai più quelli di rango, dai Bone Shaper, che sono dei sacerdoti di rango inferiore che si occupano delle riparazioni degli eserciti di Ossiark durante la battaglia, quindi si occupano sostanzialmente di plasmare, di curare gli Ossiark caduti in battaglia. E poi abbiamo diversi tipi di unità, abbiamo i Morghast, che abbiamo già visto esistono fin da End Times, abbiamo le Mort Guard, che sono i soldati principali, i Cavalos Death Riders, che sono i cavalieri utilizzati in gran numero nelle legioni degli Stalli Arc Lords. Abbiamo le unità di elite, che sono Necropolis Stalker e Immortis Guard. I Necropolis Stalker, di ispirazione diciamo così indiana, sono questi esseri con le quattro teste che hanno quattro anime diverse di guerrieri, che durante la battaglia, in base a quale testa utilizzano come principale, assumono dei modi di combattere diversi, mentre le Immortis Guard, che sono simili a dei giganteschi samurai d'ossa, sono sostanzialmente degli Yojimbo, cioè sono delle guardie del corpo per i personaggi Ossiark, per gli eroi Ossiark. In alto nella società tra gli eroi abbiamo Lich Cavalos, e poi abbiamo i personaggi con nome. Oltre a Katakross abbiamo altri personaggi di cui adesso non so a dirvi per non allungare troppo il discorso, come il primo generale di Katakross, Lich Cavalos Xanthos, il signore della decima d'ossa, l'organizzatore principale di tutta la decima d'ossa, che è Vokmort, e poi abbiamo Arcan il Nero e Nagash. Come vi dicevo, esistono molte legioni di Ossiark. Ne conosciamo sei ben specifiche, che andrò a riassumervi. Abbiamo detto sono sei quelle più conosciute: i Mortis Praetorians, la Petrifex Elite, gli Stalli Arc Lords, la Ivory Host, la Null Myriad e i Crematorians. I Mortis Praetorians sono la legione di Katakross, è una legione, quindi è quella più ligia al dovere, quella a livello militare più forte rispetto alle altre legioni. Ogni coorte, che sia di Mortis Guard o di Cavalos Death Riders o di altre unità di Ossiark, è costituita per ordine di Katakross stesso dalle anime dei generali che lo servivano in vita e nella prima morte, cioè quando viveva, quando era una semplice anima del regno di Ossia. Quindi è per questo che molte legioni della sua unità portano ad esempio il nome di questi generali. La corte Jagakianna, che è stanziata alla difesa della città di Cadaveris, è interamente costruita, basata sull'anime del generale Jakak il Saggio. La sua anima è stata scomposta in tanti piccoli frammenti e un frammento della sua anima è stato inserito all'interno di ogni singola Mortis Guard che fa parte di corte. I Mortis Praetorian sono noti alle altre legioni di Ossiark come i Katakroi, che vuol dire 10.000 legioni. Non esistono, i Mortis Praetorian hanno un numero fisso di Ossiark, 10.000. Non ci può essere né un Ossiark di più né un Ossiark di meno, perché Katakross è fissato con l'ordine. Devono esserci sempre 10.000 Ossiark all'interno dei Mortis Praetoris. Infatti, spesso e volentieri, quando uno di questi Ossiark cade in battaglia, c'è una specie di legame psichico che lo riporta nei tempi dove i Mortisan iniziano già a creare un nuovo Ossiark che possa subito prendere il posto di quello caduto. Per volontà di Katakross, in vita non esisteranno né più né meno di 10.000 Ossiark Bone Reapers dei Mortis Praetorians.
Dopo i Mortis Praetorians abbiamo la Petrifex Elite. La Petrifex Elite è estremamente pericolosa, è la legione nota come Archeossian, la legione Ossiarch più resistente di tutti, perché vengono costruiti, invece di basarsi sulla decima d'ossa, la casta, il generale, il comandante della legione dei Petrifex Elite, che non è un singolo individuo ma è un conclave di sacerdoti Mortisan nota come Cabala Necrosiana, su ordine del più importante Mortisan di questa Cabala, cioè il Sommo Necromistico, crea, ripara i propri Ossiarch dalle ossa fossilizzate. Questo fa sì che siano estremamente resistenti, perché all'interno delle ossa esserci, oltre ad esserci la componente di calcio, c'è anche la componente di minerale che ha portato alla fossilizzazione dell'osso utilizzato. Oltretutto sono l'unica legione conosciuta a non avere una fissa dimora. Quello che il loro scopo principale sin dalla loro creazione è un ordine solo. Nagash gli ha dato un ordine di una sola parola, che molti probabilmente interpretano come distruggi e fai soffrire l'intero reame, che sono più parole ma il concetto è quello. I Petrifex Elite sono nomadici, si occupano della decima d'ossa, si spostano in continuazione per trovare nuove ossa fossili e lasciano dietro di loro una scia di distruzione in nome di Nagash. Più ci allontaniamo dai Mortis Praetorians, più iniziamo a vedere delle falle, diciamo così, o delle particolarità nelle varie legioni della società Ossiarch. Adesso parliamo degli Sallyarch Lords, che sono estremamente, diciamo così, particolari. Allora, gli Sallyarch Lords sono ligi alla parola data. Quando si presentano davanti a un insediamento umano, per la decima d'ossa fanno anche una proposta. Insieme alla richiesta della decima d'ossa fanno una proposta. Se questa proposta viene rispettata, gli Sallyarch Lord lasceranno stare per sempre quell'insediamento. Fichissimo! Se non fosse che le proposte sono impossibili, quasi impossibili da realizzare. Possono variare da una sfida singolar tensione con un Lich Cavalos degli Sallyarch Lords, oppure avere una tonnellata di ossa nell'arco di una notte, oppure possono richiedere un albero genealogico di tutte le famiglie dell'insediamento per meglio catalogare le ossa da avere in 24 ore. Loro mantengono la parola data e diciamo che non si rendono conto del fatto che in realtà sono estremamente crudeli a fare queste richieste assurde, perché quelle poche volte che succede che le richieste vengono soddisfatte, gli Sallyarch Lord mantengono veramente la promessa e se ne vanno, lasciando quell'insediamento in pace finché non arriva un'altra legione di Ossiarch. Ma se dovessero fallire quella singola richiesta, gli Sallyarch Lord perdono completamente la testa, iniziano a considerare le persone dell'insediamento meno importanti della Terra e trucidano tutti senza pietà. Oltretutto, nonostante si ergano a nobili cavalieri, spesso e volentieri, quando si tratta di officiare riti Mortisan per la creazione di nuovi Bone Reapers, non si preoccupano nemmeno di andare in tempio con tutte le cerimonie, la fanno lì sul posto. Quindi hanno, spesso e volentieri, le loro ossa sono macchiate di sangue, sono ancora sporche, ma hanno ancora brandelli di pelle attaccata. Gli Sallyarch Lords più antichi possono avere pelle necrotiche in decomposizione ancora attaccata alle loro ossa, ai loro componenti, ai loro corpi, emettendo un tanfo di tomba terrificante anche per lo standard di Ossiarch e creando un effetto, diciamo un effetto terrore davanti agli occhi di chi ha la sfortuna di affrontare gli Sallyarch Lords, terrificante.
Ancora qui parliamo di un'altra legione Ossiark che crede si ha questa facciata di nobiltà, di bellezza, ma che sotto sotto ha dei problemi anche lei. Cioè la Ivory Host, guidata dalla monarca delle Zanne, nota in vita come la regina Mazzadraghi Gurixa. Questa è una delle legioni Ossiark che non vive a Shaish, vivono a Gur. E il compito della Ivory Host è quella di conquistare Gur. A capo di questo progetto e dell'intera legione c'è appunto la regina Gurixa, nota come appunto monarca delle Zanne, che guida la legione. La legione delle Ivory Host Estre è forse la più bella da vedere sul campo di battaglia, perché stiamo parlando di, per gli standard e per i canoni Ossiark, di opere d'arte semoventi che combattono e uccidono, un po' come essere, non lo so, trucidati da un David di Donatello che si muove. Le loro corazze sono meravigliose, sono sempre pulite, sono decorate con rune e pezzi di pietra d'ambra di Gur. Sono una legione meravigliosa, una legione, dice al dovere, che però ha un problema. Vengono costruiti le Ivory Host vengono costruite con le ossa delle bestie più enormi di Gur. Le ossa delle bestie di Gur sono comunque infuse del potere, dell'influenza del reame delle bestie. Quindi finché i membri della Ivory Host sono intatti non c'è nessun problema. Se per caso uno di loro dovesse essere distrutto, semplicemente scheggiato, ferito in qualche punto, l'energia di Gur presente all'interno delle ossa e anche dei pezzi di ambra che spesso gli Ossiark delle Ivory Host utilizzano come decorazione vengono sostanzialmente rotte. L'energia di Gur del reame delle bestie fuoriesce e pervade il resto dell'armata di Ossiark dell'Ivory Host di una frenesia bestiale. Il potere, l'essenza di Gur presente sostanzialmente nei loro corpi prende il sopravvento. Non c'è più nobiltà, ma solo cieca brutalità e bestialità. Durante questi eccessi di violenza bestiale, spesso e volentieri Mortisan, i sacerdoti, i generali dell'Ivory Host tendono a raccontare, a enunciare, a cantare le loro vittorie passate in cui magari non hanno ceduto alla frenesia bestiale, quasi come una giustificazione. Come per dire che a volte cedere a questo impulso bestiale è necessario per portare avanti la missione. E questo viene rappresentato appieno con il credo principale della monarca delle Zanne, che è: per uccidere un mostro bisogna diventare altrettanto mostruosi. Così dice la legge. E direi che non c'è altro da dire rispetto a quella che è la psicologia dietro la Ivory Host. Abbiamo le ultime due legioni, la Null Myriad e i poveri Crematorians. Sulla Null Myriad diciamo che non c'è tantissimo da dire, sono gli Ossiark creati dai prototipi di Ossiark Bone Reapers che Nagash creò nell'età del mito. Oltretutto, quando vennero insomma riesumati, quando vennero riesumati, diciamo così, aggiornati, questi Ossiark Bone Reapers vennero ricreati e ricostruiti con le ossa degli scheletri infusi dell'energia di Shaish. Quando per il piano del necrosisma Nagash fece partire quell'enorme processione di scheletri che si recavano verso il centro di Shaish per prendere un singolo granello di sabbia funebre e riportarlo a Nagashizar, questi scheletri, in questi vari viaggi per portare questi singoli granelli di polvere, vennero infusi in maniera straordinaria delle energie di Shaish. Arkhan il Nero donò come dono di benevolenza e poi per siglare un patto a Katakross le ossa di questi scheletri, e da questi nacquero i Null Myriad. Null Myriad sono praticamente
La legione che grazie al patto tra Arkhan e Katakross, Arkhan può evocare, può guidare in battaglia ogni volta che lo ritiene necessario, sono gli Ossiarch, il terrore dei maghi. Essendo stati costruiti da queste ossa completamente infusi di energie di Sheish, sono praticamente immuni alla magia. I Crematorians, ho detto poverini perché sono l'ultima delle legioni, nota come Igni Mortori, sono sostanzialmente delle bombe ad orologeria, sono create apposta per durare pochissimo tempo. Hanno all'interno un fuoco magico, la rabbia di Nagash distillata e inserita all'interno di fiamme magiche, sono degli Ossiar costantemente in fiamme. Essendo comunque degli esseri senzienti, soffrono, sentono il dolore diciamo, delle fiamme che hanno all'interno. Quando un insediamento viene assalito dai Crematorians, che arrivano durante la notte, spesso e volentieri vengono tratti, diciamo, gli insediamenti vengono tratti in inganno, perché a lontananza nelle tenebre della notte iniziano a vedere dei bagliori che possono sembrare migliaia di fiaccole. Man mano però che questi bagliori si avvicinano, vengono fuori i volti ghignanti e ricoperti da fiamme degli Ossiarch, dei Crematorians. Essendo nati per essere distrutti, sostanzialmente la tattica principale dei Crematorians è quella di attaccare gli insediamenti e dopo un po' farsi esplodere, cioè sono delle bombe. Una volta che si fanno esplodere all'interno dell'insediamento, gli altri Ossiarch che non sono, sono ancora vivi, perché non hanno ancora raggiunto il momento in cui debbono detonare, raccolgono le ossa bruciate delle vittime dei Crematorians e li portano ai Mortisan per creare nuovi Ossiarch dei Crematorians. La casta più alta dei Crematorians, essendo, ripeto, senzienti, hanno questo problema. Anche gli esseri, i comandanti che sono stati creati per durare centinaia e centinaia di anni, iniziano a realizzare che prima o poi il destino che capita, quello dell'esplosione, del consumarsi, dell'essere consumato dalle stesse fiamme che ribollono all'interno dei loro corpi, che capita una morte guard, prima o poi arriverà anche per loro. Ed è per questo che i Mortisan dei Crematorians e il capo supremo di questa legione, cioè il comandante Ignopatris Xaranos, si spendono anche un po' di nascosto da Nagash per cercare in biblioteche, nei manuali, dalle parole di saggi, di maghi, di stregoni, di veggenti, cercano di trovare una cura sostanzialmente a questa bomba d'orologeria che si trovano all'interno. Ed è per questo che spesso e volentieri uno degli ordini principali di Ignopatris è quello di non bruciare le biblioteche degli insediamenti, perché Ignopatris ha bisogno di tutta la conoscenza possibile per provare a trovare una cura a questa maledizione. Con i Crematorians concludiamo, diciamo, il ciclo di nozioni sugli Ossiarch Bone Reapers. Spero che con questo video vi abbia fatto capire quanto gli Ossiarch siano, a parte ben congegnate a livello di miniature e di concetto, quanto siano diversi dagli altri non morti e quanto, pur avendo un sacco di similitudini con i vecchi re dei sepolcri, siano in realtà molto diversi, perché anche il singolo scheletro ha la morte guard è come un essere umano, cioè ha un'intelligenza, parla, comunica con altri Ossiarch, si rapporta con altre società e altre legioni Ossiarch. Quindi abbiamo a che fare, insomma, un esperimento di non morti intelligenti. Detto questo, spero che l'argomento vi sia piaciuto, mi scuso ancora per aver fatto il video sugli Ossiarch al posto del video sui Massini della Guerra, che cercherò di fare come prossimo video. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici che vogliono sapere tutto
su Yosiak Bone Reapers. Se non l'avete ancora fatto, mettete, cliccate sulla campanella per essere aggiornati sempre dalle nostre, dei nostri nuovi video, e mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a seguire le nuove puntate del progetto dei Mega Generali Galattici, e mi raccomando, veniteci a trovare al Modena Play a fine maggio al nostro stand, in cui saremo in compagnia degli Araldi, del grande Angelo Di Kell e di altre personalità meravigliose di questo stupendo hobby. Dal vostro capitano Giacomo Uncino è tutto, e alla prossima! Pausa, la strumenti. Ok, sono ancora a fuoco. E sì, fa parte di questa di questa, sostanzialmente, di questa. Ci sono delle bombe.